Eccoci qua. Buonasera Bruce, buonasera Patarico. Che già si è spaventato, è venuto già spaventato da casa. Si è portato avanti col lavoro, Pata. Bravo. Io ho abbandonato il mio intento di provare a giocarci al buio perché diventa un casino, perché dovrei fondamentalmente togliere la webcam in quel caso lì, però. Pazienza, ci faremo spaventare dall'audio più che dal buio e dal coinvolgimento emotivo. Allora, vediamo se qua è tutto a posto, ma mi pare di sì. Vabbè, alto penso sia il massimo, quindi sì. Screen on, VSync off, FPS limitati. Tutti FPS, dammi tutti gli FPS. Perché sì, ma più che altro che se tengo dovrei staccare il grischino, ma spegnendo le luci, se lascio la webcam comunque si vede la roba. Appena appena si intravede la mia faccia, probabilmente, per cui tanto vale toglierla a quel punto. Vabbè, dai. Immagino non ci sia una difficoltà. Tanto ho scoperto che mi sbagliavo, ero convinto che questo gioco fosse degli autori di Outlast, dei due Outlast. Invece è di quelli di due Layers of Fear, di quell'altro gioco cyberpunk che adesso non ricordo come si chiama, Observer forse. Quindi c'ho tutti i presupposti perché sia una roba molto narrativa e di camminare con un cane, però inizio molto Dead Premonition. Il cane c'ha gli occhi più umani del protagonista, che c'ha un'espressione che sta raccomando. Perché i cani sono meglio delle persone, sapete? Per un attimo ho temuto che dovessi guidare, ero troppo rilassato. Allora, un secondo. Ti torno ai tempi belli di Slender? No, spero proprio di no, che non è che fossero così belli i tempi di Slender. Tranquillo Tony, Pat ha più paura quando gioca a Forza Horizon 4 con me. È un tipo diverso di paura. Cane zombie quotato 1. No, non credo cane zombie. Non è roba di zombie Blair Witch. Che arrivi a fine gioco non lo so. Non ci scommetterei. Ah, che telefono moderno! Jess, hey, yeah, In che anno è Good to hear from ambientato you. questo? I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So, what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Ti pareva che il protagonista non ci avesse qualche There. demone proprio nel I'll call you later, passato? okay? All right. Sarà morto un figlio, Be careful. cosa del genere. Sempre così i protagonisti degli horror, lo sempre. C'è un motion blur abnorme, però. Allora, questo è il ragazzino, lo dobbiamo cercare. È più cinematografico così.
Però meglio non inizia con un incidente in macchina come troppi giochi horror di serie B. Oh, ma anche non solo di serie B, ma diciamo che da Silent Hill in poi hanno copiato un po' tutti, dai. Spesso con risultati Come on, boy. decisamente meno See if we interessanti. can find a way to contact Sheriff Lanning. Quindi Bullet si chiama il cane, perfetto. Oh, ma fai giocare pure a me, che dici? Ok. No, aspetta un secondo, devo vedere una cosa. Beh, il frame rate è orribile, tra l'altro, quindi non... Vabbè, pazienza, dai. Penso che Man, sia un looks like they gioco in started cui... without us, huh? Okay, let's get moving. Let's find this kid. He's been through enough already. C'è modo di leggere... Ah, ok. Anthony, ah, è proprio indirizzato a me questo, vedi, Anthony, se ti fermi a pisciarti sotto ogni volta che qualcuno menziona la strega, ah, se la smettessi di pisciarti sotto ogni volta che qualcuno menziona la strega e ti decidessi a farti vivo, controlla nel cofano, c'è un walkie-talkie per te, ti lascio anche una foto del ragazzo che stiamo cercando. Chiama lo sceriffo Lanning su canale 2 una volta che decidi sei pronto a venirti. Ah, quindi magari siamo noi, Antonio, ok. Apri il cofano. Sorry, Anthony. First come, Walkie-talkie. first served. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. E che vuoi da me adesso? Oh, cane. Esatto. Se il gioco sui sentimenti, come si fa? Fammi pettare il dog, fammi accarezzare il cane. No, non me lo puoi fare adesso. Guarda. Potrò farlo. Come lo uso però il... c'è un... Beh, telefonatissimo, vediamo un po'. Interazioni non sono chiarissime, se devo dire la verità. Qua. Riassunto, Peter Shannon, come dire, dato per scomparso il 15 settembre del 96, quindi si trova che è ambientato negli anni 90, con questi cellulari. L'agente è stato notificato per la scomparsa di Peter Shannon da sua madre, Laura Shannon. Le indagini iniziali hanno stabilito le seguenti cose. Peter è stato visto l'ultima volta dirigersi a casa di un amico intorno alle 11:20 del settembre 15 del 96. La signora Shannon da allora non ha perso le sue tracce. Peter in passato ha provato già a fuggire di casa. Non ci sono testimoni oculari del momento della scomparsa di Peter. 1530. La ricerca iniziale non ha portato nessun risultato. Per via dell'età di Shannon, il rischio è stato, come dire, definito alto, ridefinito come alto. Ma è l'orario, 15:30, ok. 17, un ordine per organizzare una ricerca in Black Hill nella foresta. È stato dato l'ordine di organizzare una ricerca nella foresta dei Black Hills, dove il ragazzo è stato trovato durante una delle sue precedenti fughe. Lo sceriffo Emmett Lanning è stato nominato a capo dell'operazione. Vabbè, è stato dichiarato capo dell'operazione. Ah, lo tenevi premuto. Sì, intanto si incastra, si incanta. Ok, questo l'ho capito. Leather wallet, dog snack. Ok. Leather wallet. Hey Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Ok, quindi Jess è la compagna, moglie. O moglie o ex moglie, quello che è. Poi ci abbiamo un bicchiere di caffè, credo. Una tazza di caffè. Possiamo ruotare. Ok, miglior sceriffo del mondo. Ti cane un It looks secondo. like they have the whole forest covered. Una mappa con i nomi degli agenti a cui sono state assegnate le varie zone. Uè, Sixel, scusami, che un attimo mi sono facendo scattoni. Confermate? Vabbè, mi fido, dai. Proviamo a mettere se c'è il lock a 60, pure qua, che te devo dire? Proprio dire control non me lo fa, quindi non riesco a capire che in base a alcuni giochi... Aspetta, che gioco era l'altra volta? No, non è così.
un attimo pensavo che potesse essere legato ai giochi del pass, ma no, l'altra volta era Wonder Boy lì, Monster Boy, quindi proviamo così. Ditemi se migliora. Ma in realtà è un po' il gioco che è un po' strano come frame rate. Non so quanto si noti They came online. well prepared. Wii 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 Wii. Cioè pure mo che ho tolto il motion blur, comunque mi pare che ogni tanto si You found sfoghi. something, buddy? Ah, cane, bravissimo. We're not leaving that laying around, right, boy? Aspetta, cane, aspetta. Dov'è il mio zaino? Biscottino. Come faccio a darglielo? Che non è esattamente chiarissimo come si usino le cose in questo. Vabbè. Uguale? Ah boh, non so che dirti allora. What is this? È una scultura lignea intagliata. Vabbè, andiamoci a infrascare nel bosco, che ti devo dire. No, mo, ancora non ci siamo cagati addosso. Abbiamo appena iniziato. Fatto ancora giorno, c'è la luce. Ma soprattutto non mi ha fatto dare il biscottino al cane, quindi sono molto offeso. Come on, bullet. Let's go find this kid. Ti lo sto guardando online pure che scatticchia, ma non saprei dirti come risolverla stato giro, perché dal lato mio è tutto a posto, come al solito. 60 fps, tutto normale, però vedo l'anteprima che va un po' a scatti. Quindi non so, sto gioco in qualche modo litiga un po' con OBS. Facciamocene una ragione. Moderatamente orribile, se è come l'anteprima che vedo qua la cosa è terribile, però non c'è le opzioni, queste sono, cioè non posso fare granché, non c'è altro qua. Se metto in finestra, che succede? Succede che mi becco ovviamente il bordino di Windows, ma quello lo possiamo togliere con borderless Windows, vediamo se migliora la situazione però. Pare assolutamente identico. E tale e quale però. Come non detto, ci abbiamo provato. Abbiamo provato, ma no, non cambia niente. Posso provare a fare cattura a schermo invece che cattura a gioco. Vediamo se così mi. Cioè, in teoria non dovrei farlo mai, ma magari per qualche strano motivo risolve. Vediamo. Facciamo una prova. Dopodiché ci arrendiamo. Allora, qua in abilità preview. Ah, poi vediamo se la preview è orribile pure qua in. Allora, cattura monitor è questo qua. Vediamo se riesce. Ma pare tale e quale. Confermamelo, mi sembra esattamente la stessa cosa. No point in waiting any longer. Let's call Lanning. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. Think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem.
Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Well, time. Non esiste in italiano. Non lo escluderei in realtà che ci sia un. Un'impressione della lingua, no? Non lo so. Se c'era, c'era prima. Allora, visto che questo non cambia niente, rimettiamo questo almeno, che è un po' più. Un po' più meglio. Mettiamoci così. Il FOV non si può cambiare, se non ricordo male. Invece sì, ho detto una stronzata. Non c'è un numero, però, come cavolo. Cioè, non proprio il massimo. Ma la via di me, vediamo se. Ora basta con centinaia, se no non ci spaventiamo. Su. Per fortuna non è un gioco di. Ah, però aspetta, volevo capire. Volevo provare una cosa. Adesso è cambiata l'interfaccia, per dire. Ah no, è sempre la stessa, ho detto una scemenza io. Questi sono i rapporti. Figurine. Come si usano sti cosi? E me li fa guardare come ti pare a te, ma forse glieli posso dare solo in determinate situazioni in cui il gioco decide che gli debba dare. Che te devo dire? La maglietta dice che sì, mi piace, è una delle mie preferite perché sì, come hai notato, c'ha i dettagli che sono fatti con, che ne so, con gli uccelli, qua c'è l'aeroplano di, che è in tingo internazionale, cos'era questo? Non mi ricordo qual era. La scena la ricordo benissimo, ma il film un po' lo confondo sempre con. Come vuoi? Ah, sono fermo, devo aspettare che arriva il cane. Ah, Gabbo mi spiega il cane. Questo è il nostro cane, il nostro aiutante cane. Ascolta il suo abbaiare, guarda il suo colore, osserva il suo linguaggio del corpo. Sarei prima ad avvisarti di ogni problema. Ah, qui dovremmo fare attenzione al cane, il nostro segnalatore, fondamentalmente. Ricorda il modo in cui lo tratti e influenzerà il suo comportamento più avanti nel gioco. Stagli vicino, la solitudine prolungata può influenzare il suo stato mentale. Quindi il cane è importante, porca miseria. Se perdi di vista Bullet, premi C per chiamarlo. Quando è nei paraggi, guardalo e ti premuto C per. Ah, qua, vedi, puoi fare. Cerca, rimprovera, accarezza, stai qua, stai vicino. Search. Yeah, lead on, buddy. Sarà una gimmick del cacchio da lunga probabilmente. Però. A meglio una gimmick a forma di cane. Trovato cose davvero. Aspetta. Bravo cane. Aren't you a handsome boy? Bravo cane. Yeah, lead on, buddy. Abbiamo ottenuto. Look out for Peter, not the search party, buddy. Beh, non me li fa guardare sti cosi. Bullet, seek. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. Qui abbiamo scoperto che il bambino scomparso è il fratello di qualcuno che conosciamo e che noi abbiamo dei problemi di salute. Yeah. Nothing there, huh? Ma secondo me il cane non lo fanno morire, sai che ti dico? Secondo me no. Chief, we're done checking the bridge. Nothing here. Ow, fucking brambles! You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Qua c'è un bivio, ci serve il cane. È andato. Cioè, ma proprio un cane che si mimetizza col sottobosco dovevano darmi. Ah, sta qua. Ah,
Salute, cane. Ti mi sto insalanendo, visti che mi parlano nelle orecchie, il cane da seguire. Il fatto che c'è un messaggio che dovrei guardare al cellulare, credo. Donis Pizza, questo sarebbe? Ok. Dottore. Veterinario. Sono le telefonate, però. Ah, messaggi. Niente. Well, I can say I call. Chiamami quando è un minuto. Andiamoci un po' in sto bosco, se no veramente non abbiamo visto ancora niente. Allora, scusatemi un attimo, chiaramente Tony Pizza del futuro. credo di sì, questa credo che l'avete su QRT, ma penso che la trovi anche altrove. Già Goti dopo quella scena. Un cane intelligente si mimetizza. Mi sono accorto che era un cane quando ha fatto Sneak sul telefono. Lo vogliamo controllare. E poi basta. Ho sbagliato. Che potrebbe essere. Ma questo è. Questo è il telefono. C'è Cobra Masters, attenzione. C'è oggettivamente Snake. A qui non giocheremo però. Shooter Deluxe lo vediamo un'altra volta. Vediamo di quagliare un po' di gioco vero che siamo qui a cazzeggiare. Non so che riesco a sentire da che lato viene questo. Mica, che distanza ravvicinata ci vuole per dargli gli ordini? Mezzo metro, Nothing, eh? Se non trova niente, non trova niente. È poco horror se siamo di giorno, capito? Deve succedere qualcosa di brutto per cui ci risvegliamo tipo di notte. Adesso una puzza d'acqua. Tutto sto casino c'avevi sete, cane. Ma un cane molecolare non ce lo potremmo dare. No. Non era meglio. Non mi pare che si potesse cliccare niente agli incroci, onestamente. Vabbè, ora stiamo andando di qua, andiamo di qua. Faccio un altro bivio. E c'era, ce la siamo persi. Però si sta facendo notte. O semplicemente non passa meno luce qua. La mappa non ce l'abbiamo, una mappa. Questo è quel foglio di prima. No, questo l'abbiamo letto. Il resoconto delle indagini preliminari. No, they already went through there. Ok. Lo prendo come un perdere tempo di là. Vai di qua. Ah, bravo cane. This doesn't look related, but yeah, you never know. Ma non è che mica il. In che anno è ambientato? 96. Come si ricorda in che anno è ambientato il film? Il Blair Witch. Ah, l'hai trovato. Why am I not surprised that this is what you brought? Sì. Poi, ma bravo comunque, bravo cane comunque. Look around, boy. Ah, volevo farti carezza, ho sbagliato comando, perdonami. Nothing, eh? Volevo pettarti. E mi sono già perso. Quindi manca qua abbiamo già visto. Non posso saltare, non mi posso accucciare. Accucciare sì.
Correre pure, quindi non abbiamo escluso il rischio che ci sia una fase di fuga. Come here, boy. What you got there, bullet? The world's in your goddamn trash can. Sarà stata una di ste robe qua che abbiamo perso. Comunque, uomo. Un oggettino a caso. Una monnezza a caso per te. Ma che abbiamo? '94? Ok, quindi no. E che anno è uscito il film per farmi sentire più vecchio? Stesso anno? Perché era venduto come video ritrovato, no? È stato probabilmente il film che ha un po' cementato sta moda del quello che poi sarebbe diventata una moda del found footage. Nah, this area is already covered. '99 film. Pensavo peggio, passare solo 20 anni. Attenzione. A foto. Alexandra. Meglio. Questa è già una cosa un po' più strana. Dove vai, cane? Hai trovato, cane? Cane. È nervoso, cane. No, vuole andare di qua il cane. Hai visto, cane? O che hai sentito? Più probabile. Ah. Bare footprints. Someone must really love nature. La rossa, ma minchia queste. Chi l'aveva vista? Bravo cane. Yeah, good dog. Oh! Sempre peggio, sempre meglio. È un bravo cane, è un bravo cane. Sì, però mi fai iniziare a insalanire, però. Misterioso passaggio. No, è semplicemente un buco. Che vuoi? Let me see. Oh, cappellino. Finalmente qualcosa di... Ah, ok, qua succede qualcosa, no? Ci giriamo e c'è il colpone di scena. Baltimore Crows. No? That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Here, boy. See if you can find it. Stavo che si stia abbaiando qualcosa alle nostre spalle, il cane. Attaboy, go get it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Vai, cane, vai. Bullet, wait up. Ecco, eccala, eccala. E te lo dicevo io. Mettiamo caschiamo, ci facciamo malissimo. Siamo rotti cose? Non mi pare. Bullet, where are you? Bullet! Non risponde. Bullet! Where's that dog? Zitto, corvo di merda! Bullet, where are you? No, non risponde. Guarda come si affeziona al cane che morirà al 101%. Secondo me non muore il cane. Io scommetto che non muore il cane. O non per forza, mettiamola così. Sì, non ci siamo addormentati per svegliarci di notte al buio, questo è vero. Where's that dog? Where the hell is he? O sarà già morto, ma mi pare strano, visto no, che è una meccanica now. Fondamentale del gioco, a quanto pare. Me l'ha pure spiegata con una schermata apposta. Fu che c'ho il GPS. Get a grip, Ellis. We've gotten this far.
giving up now. Allucinazioni, ci abbiamo problemi mentali, tanto per cambiare. Asma, ansia. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Qua si vede che sono quelli di Layers of Fear. I giochi non sono granché, ma sono molto bravi con le visioni. Ah no, se no c'ha lo come si chiama? Lo stress post-traumatico della guerra o qualcosa del genere, perché si sente le pallottole. E può darsi che il cane lo rassicuri, effettivamente, sì. Oh, well. Yeah, look who decided to show up. No. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Where is it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy. Mi fai cascare in un altro buco, però Bullet ti porto a sperdere. Hey, Jess. Alice, is everything all right? You don't sound so hot. No, it's I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. Alice, maybe you should. No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen, I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. Giocata benissimo, sorry, Jess. A chi di pane? Ok, poi raccolgo la citazione. L'avevi fatto prima, che manco io l'ho riconosciuta la frase. Vogliamo bagnarci pure i piedi, magari. Lo sta. Sta facendo scuro, cielo. Ok, Seek. Tenda. Is that a campsite? No, è un campo di calcio, come ti chiami? Attaparate. Looks damaged, but relatively new. Well, probably not something a 9-year-old could set up. Era una fotocamera. Up, but yeah, I think it still works. Cane, buono cane, che non capiscono mica. Alice, maybe you should. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Questa è Jessie. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead! Get out! Leave me the fuck alone!
Bello. Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What did I... Belli flashback che ricordano Vito e sto. Boy. Oh, adesso è ufficialmente notte. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. La torcia più o meno. L'importante è che non ci sono le batterie che si consumano. L'altra statuina. This is again. Oh, no, it's a different one. Oh, someone had too much time on their hands. Adesso lo vediamo ancora di meno il cane, non è? Oh, how did it end up back here? In effetti. There's a tape inside. Might as well see what's on it. Allora, le cassettine rosse permettono di manipolare la realtà. What? Presta attenzione all'ambiente e agli oggetti sia intorno a te che nel video. Insomma, vai avanti veloce, riavvolge e ferma il video nei momenti chiavi per cambiare lo stato e posizione. Addirittura abbiamo una meccanica in questo gioco. Allora, così vai. Per questo è avanti veloce e li avvolgi. W ed S. Non ho idea, non fa niente. Spazio, premi, pausa. Però non ho mica capito cosa devo fare qua. Cos'è? Una macchinina della polizia? E continuo a non capire che dovrei fare io però. Dovrei accorgermi di quali sono gli oggetti chiave durante il video? Ah, probabilmente devo guardare la cassetta e poi cambiano le cose qua, perché giustamente lo scenario era quello, quindi devo fermare... Come ci torno, Molly? Qua. No. Watch tapes. La macchinina, forse? Qual è l'indizio? Ah! Probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent. Come here, boy. Siete una minchia, però. Non so se cosa riuscite a vedere voi. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now, you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Il bimbo non funziona, non credo sia così facile. Avrei morito. E poi non c'era nel video, mi sa. Veramente un po' di atmosfera. Double Beach. Oh, finalmente.
I didn't mean to. Olga. In realtà non volevo distruggerlo, perché c'è scritto tasto sinistro distruggi. Io ho fatto tasto destro per posarlo, vedere se c'aveva una scelta, ma l'ha distrutta lo stesso. No, io sul mio monitor vedo il giusto. Non so però se la luminosità di OBS tende a essere un po' più scura rispetto al gioco. Quindi è nel dubbio che voi non vediate proprio una minchia, per quello che chiedete. Vedo meno di quanto vedrei normalmente perché c'è tutta la luce accesa, come dicevo prima, quindi i riflessi sul monitor in generale si vede il buio è un po' meno buio. Che cazzo mi stai portando, cane? Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. Ma il collarino è fluorescente? O fluorescente? Might be important. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Immagino che lui abbia il problema che nessuno gli crede perché ha questi due trascorsi da allucinazione o quello che è. È working erection. No, però a un certo punto ho sentito dei rumori dalla sinistra. Sì, ma in teoria questo sarebbe un gruppo di ricerca, però lui è separato dal gruppo e sta andando un po' per i cazzi suoi. Però sì, la polizia è divisa in gruppi, cioè avevano l'aria assegnata a varie persone da setacciare. What is it, boy? Something wrong? Noi siamo uno spirito libero qua. Un altro di queste cose. Quindi destroy tasto sinistro. Io faccio tasto destro. Però lui lo dice, perché continua a fare sta cosa? Arthur. Questo è tipo il finale di Blair Witch. All'epoca non ricordo se alla fine ne uscì soddisfatto o meno da quel film, però mi ricordo che fu proprio un evento per l'epoca. Una delle prime robe vagamente virali su internet, no? Bullet, what's wrong? Bello st'albero. Work, damn it! Te pareva. Get a grip, Ellis. It's just a tree. Ellis to base. I'm near a dead white tree. First I've... Oh, great! He found a tree near the forest! Oh, Sheriff, this is a joke! I came here to look for a kid, not this moron! That's enough, Spencer. Yeah, that's enough. Vedi, sono divisi in gruppi le varie ricerche. Quindi quello è il gruppo 2, dove c'è il tizio. Sta parlando. Over and out. Come on, Bullet. Una casa, un muro questo. È un edificio. Nella foresta? Base to Ellis. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here?
Like what? Like reinforced concrete. Tipo un bunker militare, quasi. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, it's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the trenches, or whatever they are. Sta secondando, bro. Pio! Non entra il cane? Guess we're not gonna find out. Ah, questo lo dici tu. Devo fare tutta la notte volendo. Vabbè. Ok, mi arrendo, ma... Stick close to me. L'audio ambientale funziona, perché comunque... Bullet! È uno sparo? Guarda come entra dentro al cofano della macchina. È un vecchio scassone questo. Now what I'd expect in the middle of the forest. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Cane, io ti voglio tanto bene, ti sta un po' fermo, ogni volta che ti identifico, ti individuo, poi ti perdo di nuovo. Candy wrapper. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Go on, see if you can find something else. Good boy. Now show me. Questo è il gioco di Stone, comunque, mi dai la luce, che c'è la passione per il cane. There you go, buddy. Oh, bravo ragazzi. Let's see. Wait, is that? Entrando lì dentro. It's Peter. Gli è caduto a lui la... C'è modo di trovare una... Di trovare una... Una combinazione da sto coso, no? Questo chi cazzo è? Questa. Lascio così. Torniamo in base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? Ah, quindi quello gli ha tirato una pietra in testa. Era quello in the middle of the forest? Alice, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but... there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Alice, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait! God damn it! He was shot in those trenches I saw earlier. Come on, Bullet. Let's check him out.
The video was shot around here somewhere. Uh-huh. There it is. Ah, è una palla da baseball. È spacciato, torniamo a casa. Come here, boy. Il cane non è in combutta con la strega. Smettete di dirle di calunniare questo povero bullet. Go get it. Go get it, Bullet. Sure this is the right way, buddy? Are we walking in circles, Bullet? Vai indietro. Bullet! Where are you, buddy? Che cazzo, dove stai? Here! Come on, boy, don't make me chase you. Bullet, where are you? Presta attenzione al comportamento dei Bullet, il suo ringhio ti avvertirà del pericolo che si annida nelle tenebre. Durante il combattimento tienilo vicino, ti aiuterà a localizzare i nemici, ma se lo lasci da solo diventerà vulnerabile. Ok, ma lo sta cazzo. Il cane della strega. Credo che i nemici semplicemente li scacci via con la torcia, almeno quel poco che ho visto adesso. Dove stai? Bello. Huh? What is it, boy? È bello, è bello, è bello. È bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Ma qua sotto possiamo abbassarci?
Attenzione, è glitchato un po'. Heal! Sì, mi sfugge un po', però adesso il senso di questo tree seems familiar somehow. È il labbro che è caduto nel video, immagino. No? C'era quel video in cui si vedeva che cadeva un albero. Ma so, ci posso salire qualcosa. Right. Bravo. Sveglio però, eh. No, non posso salire, posso. Quindi andiamo nella direzione dell'altro lato, dall'altra parte. Dove stai, cane? Bullet. Cane. Heal. Cazzo vai. Bullet, seek. Ci siamo già stati. Decidi, cane. Ah, siamo tornati all'albero. Senza presenze inquietanti. Torniamo qua di nuovo, ti devo dire. Ma il guinzaglio non è buono, mi sembra. Deve andare libero il cane. Però siamo ancora al punto di partenza, che io se non trovo una combinazione per quel coso lì. If you can find something, buddy. Oh, you got nothing? Ma allora la chiave era quel posto lì dove c'era il camion cascato lì, probabilmente. Cioè l'albero cascato, ma non ho capito. Ah, forse devo rivedere la cassetta e far risalire l'albero, giusto. La cosa delle cassette me la devo mettere in testa, però. Che è abbastanza fondamentale. Da qua dove eravamo? Qua? Sì. Credo. Sì. Questa cosa delle cassette. Non mi aspettavo che avesse una meccanica del genere, in realtà. Che poi capirai, non è che sia sta gran cosa. Però. Meglio di niente. Ma che figata è però che in tempo reale succede. Perché fanno le casette rosse? Esatto, amore. Diamo 10 euro a sto giovane, quindi l'avevo letto. Ho saltato un po' di. Temmo. L'albero integro. Devo usarlo tipo come ponte per arrivare da qualche parte. E qua non mi pare che cambi molto. Facciamo, dove sta l'albero? Confesso di non aver ben capito l'utilità di quest'albero. O mi bloccava sta strada semplicemente. Forse mi bloccava semplicemente sta strada. Oh, hell. Maybe we could. God damn it. We were so close. Base to Ellis, I repeat. Base to Ellis. Base to Ellis. Go ahead. The white tree you were telling us about.
Yeah, why wouldn't it be? Anyway, I'm nearby, so just wait for me there, okay? Yeah, just don't take too long. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, Bullet. Vieni bello, vieni. Come here, boy. Stay close, Bullet. Adesso non troverò mai più la strada, maledizione. Che era di entrare in un tunnel tipo questo. Questo era qua, era qua, dai. Sono sicuro che non lo che lo troviamo un amico all'albero. Non sicuro che non succederà niente arrivati qua. Ellis to base. Lanning, where are you? Still under the tree. What the? So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Something wrong, buddy? Abbiamo svangata facile. A message. But there's no reception. Ah, giusto, era così. Health 101. I think I'm getting used to things not making any damn sense. Muoversi è sempre meglio che stare fermo. Chi non si muove ha 99% di probabilità in più di morire. Meglio che inizi a camminare, meglio che ti metti a camminare. Ok. Dove? Andiamo dove? Torniamo alla. Torniamo alle trincee qua. Sempre chiusa, no? Bullet, wait. Ok, seek. Non troverà niente adesso. Nothing, eh? Mettimi a camminare, mettimi a camminare. Easy boy, no need to be scared. Ah, qualcosa qua. C'è altro di quei simbolini.
I didn't mean to. Mattia. Tutte vittime della strega. L'ultimo è stato il nostro tizio che stiamo cercando, il ragazzino che stiamo cercando. Ho visto pure il film, quello recente della, di Blair Witch. Diciamo che me ne sono pentito, ecco. Qua? Ma stati qua? Stati sì. What? Siamo tornati qua di nuovo? Wait, isn't it? La macchina messa bene. Lanning's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Canale 3, see the light. Okay. Can anyone hear me? Dire the light. Hello? Anybody there? Anyone? Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Fuck. The light. Ah, devo prima lei raccoglierla. Ti senti? Ok. The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Mi sembra le chiavi però. grande cane. Diccelo, l'ho visto e mi è molto piaciuto. Sì. Wait here, buddy. Oh signor. No, c'è l'enigma della macchina. Il pannello dei fusibili è sotto lo sterzo. Per identificare un potenziale problema, controlla il segmento. Cavità 1, 15 ampere. Descrizione. Vabbè, vediamo prima di che si tratta. Ah, no battery. I should take a look under the hood. Ma ci vuoi mettere a fare il meccanico, ci vuoi mettere a fare, fammi capire. La combinazione del lucchetto. Due uno uno tre, ricordiamoci. Yeah, and as we all know,
really top notch. Oh, it certainly wasn't. One might even go so far as to call it atrocious, and that is precisely what this blown movie fuses. Shows. That explains. Oh, señor. In these institutions. Now it goes without saying, the film is not for the faint of heart. Front light 720 ampere. Sei e 7 sono lo stesso. Non ho capito che sto facendo proprio. Ah. Oh, eh? Questa era facile. But how? Fatto il giorno. No dai, il cane palesemente la strega a questo punto. Ma no, povero cane. 21-13, grazie Moragna. Vito l'avrebbe già definito Mechanic Simulator. Vito sta riuscendo a trasformare in un gioco di lavorare pure Astral Chain. Con la sua mania di pulire. Non l'hai pettato però il cane. Non hai pettato il doggo. Ok, da che parte si va di qua? Allora, posso posare questi. A tornare alla è cambiato completamente la i mortacci sua qua. È chiuso mo. È cambiata proprio la fisionomia della zona. Non dire che sono bloccato qua, non posso muovermi. Ma dai, ma davvero fai. Allora di qua, abbiamo capito. Abbiamo molte scelte a disposizione. Uno. Ancora. Ehi, quanti cazzo di messaggi stai mandando? Ah, perché poi è tornata la linea, quindi poi arrivano tutti i messaggi che non mi sono arrivati prima. Jess, non è sempre tutto intorno a te però, eh. E dottore? Ah, abbiamo un appuntamento col dottore. In un altro posto siamo adesso. Mi sono iscritto a quei servizi a pagamento che si attivano fraudolentemente. Stay. Questa Jess, pata, è la nostra fidanzata, ex moglie, quello che è. Esci da quella cazzo di acqua, che dici? Stick close to me. Lo servizio igienico? Ah, Jess Chess, dici, madonna. Ci hanno messo un po' ad arrivare. E niente qua, eh. See if you can find something, buddy. Vedi che c'è una cosa lì, c'è una foto di Barbara. I wonder who those people are. Bullet.
vedo, basta invocare Yovin ogni volta. Ognuno deve avere il diritto di poter fare le peggio battute liberamente, senza che venga additato al pubblico ludibrio per conto terzi, ecco, mettiamola così. Ui, buonasera Splash. Sì, Jess in realtà è quella di contro, ci ho pensato pure io. GPS è stato contagiato dall'umorismo, come si dice, scatologico pure lui. Com'è questo bel Witch? Cioè, per adesso è... Both have you set? Secondo? Male. One's barefoot. Odd. È più o meno quello che mi aspettavo dagli autori di Smoker, huh? Di quei giochi che adesso già mi dimenticato il nome. Molto di camminare. Però c'è sta roba del cane che è simpatica. You don't have to wait. Ah, sì? Ah, no, what is it, Bullet? Sequenza non. All right, good boy, good boy. Now move aside. Un cadavere? It's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Ah, è lo sceriffo. Stai messo bene, Emmett. Oh God. Fuck. Lanning. Oh God. Look, you know you deserve better than this. Neck wound. Deep. And his head is, oh God, it's barely hanging on. Lanning's badge. Oh, no one deserved it more than him. The killer, oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Completely different MO than the decapitation wound. Lanning was tough. Un MO diverso, ok. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Anita. Creepy. Beh, allora il grande Splash aspetta lunedì per Astral Chain. Ah sì, ma che non è arrivato ancora nessuno a Vito è arrivato, no? E ci ha giocato oggi. Qua non posso andare? No? Sti muri invisibili però un po' orribili, possiamo dire. Layers of Fear, ecco. Il Layers of Fear gli viene meglio perché comunque in ambienti chiusi in genere, no? In questa invece sta foresta che ti blocca proprio certi punti è decisamente meno convincente. Cane! Che hai trovato? Fatta cassettina? Attiva qui. Ah, io sono sceriffo. Questo è quello che l'ha, diciamo, decapitato, per così dire. Ah, ma poi l'ha squagliato pure. Direi che l'oggetto chiave credo sia l'arma del delitto qua. What were you doing here, Sheriff? Che dici? This is no longer just a missing person case. It's the shovel from the video. Ah, è una pala. Una pala. I swear. Una pala da campeggio. Come here, boy. Come here, boy. Sniff. Oh, you got nothing?
Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. Well, we rarely saw eye to eye, but never gave up. Not even after I let him down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Ah, un bel pantano, c'è una bella palude, proprio quello che. Where'd all the water go? Di cui avevamo bisogno. Is this really the right way back? Either I'm going crazy or. E il lucchetto chissà quando sarà il momento. Chissà quando sarà che ci farà tornare dove stavamo prima. Magari adesso, chissà, vediamo. Hope you know where you're going, boy. Però visivamente sono sempre bravi, c'è da dire la verità. E anche forse loro l'unico pregio. Che lui cava il muro, non vedo più una minchia però. Bullet? Ben giocata questa, non vedo veramente una minchia. Stuck. Hey, Ciccio. Sapranno serpentese, no, si capiva quel diceva, no? Si sentiva, diceva Jesse, viene, ti stiamo aspettando, qualcosa del genere.
quello è quasi a capirlo, vedi? Ma quanto dura sto gioco? Mi sa che arriviamo a mezzanotte pure stasera. Sono riuscito anche oggi nella difficile missione di non ascoltare il disco dei Tool. Tra lavoro e altri sarcazzi non ci ho avuto proprio la capa fresca di mettermi. Messaggio vocale. Dove li leggo i messaggi vocali? Come funziona come funzionano i telefoni? Posso cambiare anche la... No, non ci posso dire, puoi cambiare anche la suoneria. Non me la fa sentire però. Però... Questa la voglio sentire. Ah, voicemail, guarda qua. No, questo è il... No, questa è la... Ah, sì, qui. Stiamo chiamando il segreto telefonico e ci dovrebbe dire che... L'ultimo messaggio. She's here. Grazie. Ben gentile. E arriva la pena. E c'è in settings, vuoi vedere? È quello di prima, vedi? La casa, il ringtone, può cambiare anche il tema. Lady, cat, plane, car, non so cosa cambia. People. Mettiamo cat, ovviamente. La luminosità si cambia di poco. Puoi togliere l'audio dei pulsantini e mettere il telefono. Un po' come i cellulari di una volta. Sì. Per un attimo incastrare. Bullet? Ti vedo stanco, Alice. Bullet, where are you? Vabbè, dai, un teschio per rotolo. Non sarà mai. Ma quello è l'albero? Forever mine. Shit. Get your shit together, Alice. So. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Abbiamo sparato a un bambino. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Abbiamo sparato e probabilmente paralizzato il fratello del bambino che è scomparso. Felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. Questo è sempre lo shock della guerra. Un po' troppo in your face queste cose, però vabbè. Sì, siamo noi che abbiamo sparato a un bambino, probabilmente. Oh, ok. Ho un ragazzo comunque che a quanto pare è il fratello del ragazzo scomparso. Quindi per me questa cosa la stiamo facendo anche per un modo per, come dire, per fare ammenda a quello che abbiamo fatto. Facci un'altra di queste cose. Però fermi tutti, da sto lato c'è il... It's the same, but older. A lot older. Altro. This doesn't make any sense.
I didn't mean to. In più c'è questa componente di lui che dice: ho sentito che era che dovevo farlo, ma non l'ho fatto. Pure qua lui distrugge ste cose, ma dice che non voleva farlo. Me lo ricordo il numero, ma tranquillo, se non me lo ricordo lo chiedo io. Più che altro me lo ricordo visivamente, cioè più che il numero, mi ricordo la posizione dei puparuoli. Non lo troveremo mai più sta cosa, eh. Abbiamo mezz'ora di tempo per ritrovare almeno quel lucchetto. La soddisfazione di fare sta cosa. E qua ci siamo passati, si può. Siamo incastrati nelle fronde. Mi fa piacere che stiate resistendo nonostante comunque lo stream super scattoso. Ve ne sono grato. Hai dato qualcosa, cane? Bravo cane comunque. Good boy. Ma tu l'hai visto il film l'originale Blair Witch Project? No. Vabbè, Pata proprio. Ah no, Pat era questo. Maledizione, avete tutto lo stesso colore, cioè avete come Nick. GPS è un po' più scuro, ma Homo e Pat hanno lo stesso identico colore. Hai visto i primi due, quindi insomma. No, gli dicevo a Pat che parlava dei bimbi faccia al muro, quindi probabilmente lì non so se ha visto il film originale, che almeno avrebbe un'idea del. It's him. Guarda, siamo noi questi? Let's find it, buddy. Quindi torniamo a quando è alzata la roccia e dovremmo in teoria sarà mica questa, no? E questo? No vabbè, tanto cioè sono rilevanti gli ultimi 3 secondi di film probabilmente per quella faccenda lì. All'epoca avevo un so perché, poi ad visto oggi probabilmente con tutti gli altri film che più o meno hanno seguito un po' quel filone, non so quanto funzioni. Allora, scusatemi un attimo. La paura di dimenticare dei critters, che cacchio sei, roditori, animali, sono un tipo di animale. Theodore McKinnon, mio padre era un taglialegna. Quando ero un ragazzo bambino, spesso mi portava alla segheria nella foresta di Black Hills per raccontarmi storie di mostri e delle streghe che abitavano lì. Sono tornato in quel luogo dopo quasi 40 anni, era esattamente come lo ricordavo, tranne per il vuoto, come dire, angosciante. Nessuno più raccontava le storie di, esatto, sì, critters, creature di creature inquietanti. Non c'era una singola anima che trasmettesse che tramandasse le leggende. La compagnia, insomma, del legname si era sciolta e la vecchia segheria era stata abbandonata a marcire. Ma non potevo che accettare che venisse tutto dimenticato, non prima che rivelasse i suoi segreti a me, non prima che imparare cosa abbia spinto mio padre a suicidarsi. Non era questa la cosa, no? Facciamo. Non era questa, no? Però vedi quel segno sul muro? L'ho visto da qualche parte. È questo, no? Molto simile. Quindi dice qua nei paraggi ha seppellito cose. Dove sarà? Qua. Qua sopra. Ho degli scalini un po' improvvisati. Qua trovato. This looks like the place. Scava, gane. Scava, bulle. What's that? The Tappy East Creek Timber Company. Ah, la compagnia che diceva prima.
Think you can sniff it out, buddy? Heal! Take a good long whiff, Bullet. It's important. Attaboy. Si sei rosa adesso, Pata, grazie. Mi avete fatto scoprire che esiste un sequel. Non so se ne esiste. C'è il secondo film, i primi due non so quale sia. Cioè, ce n'è uno dopo il primo pro vecchio. Perché il reboot è di 2-3 anni fa, credo. Ah, uno del 2000 e uno del 2016. Quel 2000 non ho proprio idea di cosa sia. Cioè, non l'ho rimosso proprio. 2016 l'ho visto, una discreta cagata. Troppo patinato, troppo. Cioè, si perde pure quel. Un po' quel senso di sporcizia che c'aveva l'originale. Per l'ora e 26 indica quanto sto giocando? Ah, può essere, sai. In realtà non sono sicuro. La live è da 1 ora e 41, tra 8 e 5-6 minuti di intro. Ma può essere pure, 1 e 27, ci sta. Da quando abbiamo iniziato, probabilmente abbiamo trovato la telecamera, probabilmente. Bullet! Dog tag? Where did... No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. C'entra la guerra pure qua. Con i suoi sensi di colpa. Li ho ucciso noi tutti. Sto provando a prendere il cazzo di... Non me lo fa prendere. Ho provato a rispondere, ciccio, ma non mi ha fatto fare. Non me lo fa selezionare. Soltanto telecamera, torcia. Ma sono sparite quelle cose in aria. Sì, forse sì, forse sì. Elijah 5, this is Monarch, do you copy? Elijah 5, come in! Oh, non riesco a rispondere, non lo fa, che cazzo che vuoi da me? Cioè, sto premendo, va, guarda. Arrivo qua e non funziona più. Faccio così e non fa niente. Quindi, Pure mentre mi chiama lui non me lo fa fare. Quindi forse non posso rispondere, mi sa. What's going on, boy? Bullet. Come. Ah, c'è uno di questi cosi. Oh no. Easy boy, it's gone now. Io ho paura di... Monarch, this is Foxtrot 1. We're surrounded, sir. There's at least four of them. Over. What the hell? Foxtrot 1, this is Monarch. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Come here, boy. Si muovono in maniera imprevedibile. Beh, non benissimo.
camminare non agito le foglie. Devo andare, ma in genere basta camminare, da qualche parte si arriva. Non capisco come si muovono queste cose, sono stranissime da prevedere. Cosa? Ho sempre detto io che questi qua devono fare tutto, ma tranne i giochi. Cioè, tutto il resto sono bravi, ma quando ci provano a fare queste sequenze è sempre una roba confusionaria, che non si capisce mai dove andare, cosa fa. Lì non ho capito cosa mi ha ucciso, però. Dove siamo arrivati, no? Dici che arriviamo a quel cacchio di bunker finalmente? Thank you.
possiamo andare avanti. Abbastanza pesante quella parte lì, più che altro per gli occhi. Calm down. È morto Jim. Mal di testa però, più che spaventarmi. Ma vedi, pure in guerra ha fatto qualcosa che ha causato la morte di qualcuno. E lo stress post-traumatico era capito all'inizio. Gli è andato quel cane, che quel cane l'amore del cane l'ha fatto calmare. This would have been different if you... All this would never... No, no, lasciamolo stare, te. Abbracciamoci un altro po' il cane. Ok. Come possiamo andare? O dove cacchio siamo di nuovo? I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Non lo so se Stone si toglie i cani poi. Le allucinazioni pure lui. Tutto è possibile. C'ha lo stress post-traumatico da Destiny probabilmente. Bullet! Un'altra foto. This again. Przemyslav, questo c'è un nome da. È uscito direttamente da Kingdom Come. Bravo, cane. Yeah, good dog. Ci potrò mettere due animazioni in più di cocco e al cane. Sono due in croce però. Lui stava cercando di tirarselo dentro Overwatch, dai. Non so se riuscirà a convincere. Yeah. Pure qua. We need to find another way. Palle. Che palle le signore. Perché non si abbassi? Come here. Ah, l'antica segheria. Campo A, antica segheria. Dove andiamo? Andiamo al campo A. Devi mandare la segheria. Wait, is that a railroad track? Let's see where it leads. Decisamente binaria della ferrovia. Heal! Come here! Vado a casa. Stay close to me, ho detto. Stay close, Bullet. Che è quella roba lì, no? Quel simbolino lì, cos'è? Non c'è campo.
Another one? L'altra come si chiama? Piastri. Ma ci scrivono veramente la religione, ci scrivono sulla le targhette militari? Ah, questo è il tema, pure c'è il gatto lì. Altro messaggio vocale. You have one new message. Where is he? What did you do to him? It's all because of you. I knew it. I always knew you. Magari per il funerale, può essere, per il rito, dici. Magari è così. Mi sembra il pastafariano, magari lo scrive. E non ho la minima idea di quale rito preveda il pastafarianesimo. Ti prego, non mi fa fare un enigma con quei fusibili che sono proprio lo zero proprio degli enigmi. Che c'è? Bello, che c'è? Che è stato? Che è stato? Che hai trovato? Di che va uno? Cerca. Chi cerca tra? La luce? Quando cerca però mi fa girare proprio gli occhi. Rail card. Ah, è un carrello della ferrovia. Se cane torna con un fusibile, tutto è possibile. Fusibili sono un grande classico dei giochi horror. Come on, buddy. Sali, cane. Still with me, boy? Ah, è qua. Allora, leva della direzione, leva della potenza, avanti, indietro, è come un tram funziona. Poi c'è la leva per il freno. Mi serve la leva della direzione prima. Che è questa a sinistra, no? C'è il freno tirato? Cosa può andare storto? Salendo su un carrello di una ferrovia di chissà quanti anni. Che tipo che può crollare sto ponte? Ma ti può accelerare se lo riprendi? Si spegne sotto. Buono. You all right, buddy? C'è da operare uno scambio? Un altro grande classe. Beh. Operiamo sto scambio. I didn't know there was a locking operation out here. Stop giving out permits in the 60s. This is ancient. Non capisco quando salva sta chiama, è fatta mezzanotte. Looks like some kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Ditemi voi se vi interessa che prosegua tipo nei prossimi giorni, nonostante la cioppitudine del video. Che per me è sempre un piacere. Hai trovato, cane?
Un'altra cassettina. La macchina. Ah, apri la porta, apri la porta. Apri la porta. Bravo ragazzi. La cosa è figa. Dovrebbe farlo tutte le sere, di pomeriggio magari no, che sto. No, sempre a questo orario qua, più o meno. Donkey engine, rischio, valvola di sicurezza, valvola, insomma, posto della pressione, indicatore di pressione, valvola di controllo della pressione, e lì c'è poi la, diciamo, la fornace, per così dire. Gudry, che cazzo di nome è? Abbiamo ricevuto una nuova consegna, vieni al capanno della manutenzione per prendere le parti che ti servono. Quindi qua secondo me possiamo usare sempre la videocassetta per farlo accendere. E poi ci abbiamo. Ah, ci manca la valvola. Dobbiamo usare la videocassetta in tre punti per farla accendere forse. E poi dobbiamo metterla quando qua c'è tutta la valvola. E questo? Altra targhetta. Stona 21. Ma l'importante è fare quel passettino extra e capire che la battuta è terrificante e non farla, secondo me. Però non ti preoccupare. Arcadius, grazie di nome. Oddio, Arcadio. Arcadio. Qualcuno l'ho sentito pure che si chiamasse Arcadio in vita mia, probabilmente. Ora vediamo un po'. Ah, si può salvare, perfetto. Allora, ah no, crea una copia permanente dell'ultimo autosalvataggio. Non trattiene i progressi fatti dall'ultimo checkpoint. E poi vatti a ricordare quando è l'ultimo. Sicuramente ha salvato quando siamo arrivati qua. Quindi non è che ci siamo persi molto. Fammi vedere solo una cosa, giusto per curiosità. Se io faccio. Se guardo la videocassetta, no? Al punto in cui è accesa la fornace, no? Ah no, con V ed S cambia la cambia il video, ecco perché prima non faceva niente, perché non ce n'erano altri. Tipo qua così. Carina sta cosa. Poi torni qua. Al punto in cui c'è la valvola. We need to close the valve somehow. No. Ma forse qua la valvola va trovata, mi sa. Salute! Non ho visto se c'era nel video. L'altra valvola lì. No, fa vedere solo questa, fa vedere. Probabilmente dobbiamo trovarla effettivamente, allora vedo. Non mi pare si veda qua nel. Ah, forse è qua? No. Ma è il lato giusto questo, sì. Infatti questa è spenta, mo.
Ah, qua non siamo stati? Ah no, come no? Qua abbiamo essere chiuso perché... perché siamo usciti. Volevo fare una cosa extra per essere sicuro che salvasse, ma non lo sta facendo, mannaggia. Controlliamo. The maintenance shed looks promising. Ah, è vero, dobbiamo andare alla, al capanno della manutenzione. Dove là ci saranno probabilmente i pezzi mancanti. Quindi dobbiamo prendere di nuovo il carrello. Vedi che è quel binario lì che va dall'altra parte. Vediamo se sul carrello salva. Tipo Half-Life qua, cioè. La sezione di Half-Life. Fai più o meno sta roba qua. Bullet, up. No. Eravamo già oltre lo scambio, non so se. That's our stop, buddy. Era già giusto lo scambio, non me l'avevo. La cosa lo dovrei capire. Guardare qua la membrana. Jump up. Non è giusto così, così va a sinistra. Ti trovi? Cioè va a destra, voglio dire. Va diritto di nuovo? Allora ero semplicemente troppo indietro, troppo avanti. Che va indietro se c'era quasi in avanti? Ah, mossa no. Cioè il contrario. L'avevo capito io, però non capivo perché non andasse nella direzione giusta. L'unica spiegazione, bello cane, è che fosse troppo, già troppo avanti sullo scambio il vagone. Non mi viene in mente un'alternativa. Vediamo se muova giusto. È andato il giusto. Ben gentile. Stick to the light, buddy. Should be safer this way. That's our stop, buddy. Let's hope it's still standing. Oh.
Facciamo una salvatina, signor Giove. No? Ma che cazzo ne stiamo trovando? I'm so sorry. Altra foto. Creepy. Sergius. Ma sarà mica i nomi pure questi dei suoi combinatori? Pressure gauge ce ne serve uno sicuramente. E una valvola d'ottone pure, immagino. No, mi sa che dobbiamo andare all'altro campo pure. C'è un altro steel donkey più avanti. Probabilmente dovremo trovare quello. E rubargli la staccargli la valvola probabilmente. Sì, abbiamo trovato una minchia qua, manco un pressomio, per com'è che l'ha chiamato? Pressostato. Bullet. Ah, ecco. Cane. Eroico cane, entra e li raccogli. Ma quando sei bella, cane. Oh. One down, one to go. Oh, nettamente bravo cane. Aren't you a handsome boy? Si la chiama valvola la. La manopola, come la vuoi chiamare? Immagino a sto punto dobbiamo ritornare sui binari per proseguire. Campo B ci dovrebbe essere l'altro fatto donkey. Inceppato però, stavo guardando dall'altra parte. No, e t'avevo visto, cazzo. Faticata.
forse era il caso di proseguire con i binari. O è bloccato, il binario è bloccato. Perché me l'aspettavo. Worst case scenario, we go in blind. Ho preso la scossa, non è stato bene. Dove stai, cane? Dove stai? Tranquillo, cane, tranquillo. È bello, è bello. No? Niente bello, è bello. Okay. Lo stiamo il loro steam donkey, il loro mulo a vapore. Ah, sì, non lo puoi. Che c'è un rapporto psicologico, paziente portato dai genitori a caso di estremi attacchi di panico, insonnia e sonnambulismo dopo un'esperienza traumatica. Suggerisco 3 sessioni terapeutiche per 6 a settimana. Durante l'intervista preliminare ho capito che il paziente evita attivamente di riguardare gli eventi. Insomma, fa incubi molto vividi da quanto è successo, possibilmente un sistema di, come dire, di adattamento, insomma, esibisce una, come dire, insensibilità emozionale, un'aggressività irrazionale e una disassociazione dall'evento, in generale molto nervoso, possibilmente neurosi ansiogena non diagnosticata o qualcosa del genere. Stiamo parlando di noi, probabilmente. Siamo noi quelli. Sì, ma l'asino di a vapore qua. Che cazzo sta? Io me ne vorrei anche andare a dormire. A 5 minuti stacco a prescindere. Mi sta calando proprio la palpebra. Con somma violenza. Questo cavo non ha portato a nulla. Molto bene. Qua. Sto tornando indietro. Un po' faticoso per gli occhi stare tutto il tempo così, va. A pizzare la vista perché non si vede niente. Che cazzo stiamo andando? Ma tornati indietro? Oh, è impossibile orientarsi in sto posto. Is missing. Oh signor, ci manca il fusibile. I need to replace the fuse to turn on the light.
ma vaffanculo, se ti faccio vedere il fusibile al cane si può, no? Facciando usare il fusibile. Di nuovo. Perché capirai, ma comunque non, io non capisco dove cazzo devo andare. Tutto sto buio mi sta veramente fastidiando. Basta che non mi chieda di risalire sul cazzo di carrello e tornare fin indietro al ponte dove c'era quella scatola di fusibili lì. Mi sembra un po' eccessivo questo gioco. Però qualsiasi cosa sia la vediamo un'altra volta, non ce la faccio più. Sono cotto e stracotto, sperando che non mi faccia ripartire troppo indietro, lo scopriremo la prossima volta. Ah no, campo B però. Facciamo una prova, vediamo che succede. Vediamo dove ripartiamo. Gli caricamenti. L'audio ce l'abbiamo. Dove stiamo? Ah, ok, siamo all'ingresso di questo campo. Dobbiamo rifare il combattimento qualcosa. Vabbè, dai, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Bella gente, buonanotte, grazie a tutti per la compagnia come sempre. Dai, ci aggiorniamo a sto punto domani. È sabato domani? Vabbè, dai, vediamo come la quaglia. Domenica è sicuramente Yakuza, domani vediamo. Sì, era come dicevo, ma devi rifarti il combattimento col mostro lì. Vabbè, dai, non è meglio lì che molto più indietro. Mi è scappato il dito sul pulsante, volevo dire buonanotte.